Cosa significa per te libertà e partecipazione? Libertà e partecipazione sono due vocaboli molto importanti che esprimono alti valori della democrazia. Libertà, la possibilità di esprimere la propria idea, la propria opinione, la partecipazione, la possibilità di concretizzare quella che è la tua opinione, la tua idea. Per cui diciamo che sono due parole che circoscrivono, che perimetrano nel concreto ciò che significa democrazia. Io non associo subito la parola libertà a partecipazione, però riferendosi a libertà nella vita politica, la intendo quando si va a votare per vedere un cambiamento e nello sperare di vedere un futuro in cui ci si possa sentire davvero liberi. Non parlo più che altro me personalmente, ma magari quelle persone che tuttora non si sentono libere nel nostro Stato. Cosa ne pensi di come siano stati utilizzati i social nella politica in generale nelle ultime I elezioni? social sono uno strumento che, come tutti gli strumenti, possono essere utilizzati bene o male. Un esempio molto banale: il coltello lo si può usare per tagliare la carne o per uccidere una persona, la differenza è totale. Così vale per i social e anche in questa campagna elettorale sono stati utilizzati come strumento necessario, diffuso, assolutamente utile per avere tutto un bagaglio di notizie che ormai i social sanno trasmettere in maniera capillare. Di sbagliato è il non delle volte riconoscere l'affidabilità della fonte, per cui vedere notizie false, diffamatorie, diffuse contro qualcuno, ed ecco che qui è ecco il coltello usato per uccidere la persona. Social, secondo me, nelle ultime elezioni soprattutto sono stati usati in modo molto positivo da parte dei ragazzi e dei cittadini comuni, in quanto ognuno ha utilizzato la propria piattaforma preferita per parlarne, per esporre anche i punti principali dei vari partiti in maniera diversa e soprattutto quindi abbiamo visto diversi modi di parlare di politica, anche io mi sono informata attraverso i social, quindi abbastanza positivo anzi molto positivo da parte dei cittadini comuni. Invece i politici secondo me hanno utilizzato i social in maniera più negativa perché hanno creato dei video solamente per attirare visualizzazioni senza dare davvero importanza al contenuto. Perché pensi che l'astensionismo sia così elevato? Ma l'astensionismo è stato così elevato perché ormai è tanti anni che c'è diciamo, una condizione contro la politica, no? Di avversità nei confronti della politica, a mio avviso sbagliata, perché la politica è l'essenza della democrazia, la politica fa e spesso bene alla comunità, delle volte fa male, poi qui dipende dalle opinioni, però questo sempre parlarne male, sempre andare contro, ha creato uno scollegamento con quella che invece una volta era molto più una vicinanza tra la politica e la quotidianità delle persone. In generale, credo perché ci sia comunque poca fiducia in un cambiamento. Non abbiamo visto grandi cambiamenti negli ultimi anni, anche se ci sono stati comunque governi molto diversi fra loro. Quindi, appunto, la mancanza di fiducia verso i politici e anche non c'è, cioè, molti non hanno appunto questa speranza di vedere il cambiamento in generale. Pensi che sia necessario introdurre l'obbligo del voto e cosa pensi No, penso cambierebbe? che non sia necessario, anzi sarebbe contraddittorio rispetto a quello che sono i valori della democrazia. So che alcuni paesi hanno l'obbligo, però poi con conseguenze, diciamo, non particolarmente rilevanti, se non in Corea del Nord, paese dittatoriale, e questo dà l'idea di che cosa serva in paesi così l'obbligo al voto. No, la democrazia ha i suoi valori. E il fatto che uno abbia il dovere di andare a votare, ma non l'obbligo, è un concetto democratico. Secondo me non bisognerebbe mai introdurre l'obbligo del voto, in quanto non sarebbe più libertà appunto di partecipazione alla vita politica e soprattutto perché la maggior parte delle persone andrebbe a votare solamente per l'azione e non davvero perché ha un ideale o crede in un certo partito, in un certo politico. E quindi sarebbe molto controproducente anche perché le persone inizierebbero ad andare a votare solamente completamente a caso, guardando anche il lato più estetico, diciamo, del partito più superficiale.
Molti giovani pensano che i politici non riescano a venire incontro alle disuguaglianze sociali. Ritieni che sia vero, così? perché a parole da destra a sinistra tutte le forze politiche legittimamente dicono che hanno come obiettivo quello di aiutare i più bisognosi. Nei fatti poi ci sono modi e modi. Per esempio, prendiamo un esempio concreto che è di grande attualità, il reddito di cittadinanza. È stato istituito soprattutto all'epoca dicendo che avrebbe aiutato la gente ad andare al lavoro. E invece ha sortito l'esatto contrario, cioè ha promosso il disincentivo ad andare a lavorare, perché io ho un reddito senza andare a lavorare perché devo andare a cercare. Una parte del reddito, di questo tipo di reddito, invece va a chi ha veramente bisogno e non è nelle condizioni di lavorare, e questo va mantenuto. Per cui ecco un esempio di uno strumento che da una parte politica è difeso a tutti i costi. Io lo difendo per quel che riguarda l'aspetto di chi non può andare a lavorare, ma chi può andare a lavorare non può essere pagato per rimanere a casa a guardare la televisione. Scusatemi, ma la penso così. In realtà l'argomento della disuguaglianza è un argomento molto difficile, soprattutto anche risolverla. E sì, per adesso il governo italiano non è stato capace di risolvere questo problema, a differenza di altri stati in cui si è visto comunque un cambiamento. Molti pensano che all'interno della classe politica vi sia una forte corruzione e questo aumenta la sfiducia. Cosa diresti alle persone che la pensano così? Ma che non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, che la classe politica è la fotografia del paese, per cui tutto ciò che si trova nel paese, gente per bene, gente per male, la si trova nella classe politica, che non è vero che la stragrande maggioranza, o addirittura che tutti sono gente per male, non è assolutamente vero, perché questo sapete che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Ecco, l'albero che cade è quello che viene trovato a rubare. La foresta che cresce sono tanti altri che fanno bene il loro compito. Per cui io penso che ci voglia più approfondimento. Io penso che tanti miei avversari, non conoscendomi, mi darebbero del ladro. Se mi conoscessero, a mio avviso, cambierebbero idea. È una speranza, ma spesso mi capita di interloquire con qualcuno che sui social mi ha insultato, poi quando ho un contatto diretto capisce e cambia idea. Ecco, questo nella politica accade spessissimo, cioè togliere i preconcetti, i pregiudizi con il confronto diretto, con l'esempio, allora si capirebbe che anche in politica c'è tanta gente per bene, anzi la stragrande parte di chi fa politica è gente per bene. Poi c'è quello che invece fa il manigoldo che crea il trambusto come l'albero che Grazie, onorevole. cade. Grazie a voi. In generale si parla molto spesso di corruzione per quanto riguarda il governo italiano da sempre, anche se in realtà questo argomento viene trattato meno, soprattutto negli ultimi anni. C'è molta più sfiducia perché appunto non si vede un grande cambiamento, in generale non si vede un cambiamento, quindi in realtà l'argomento della corruzione non viene più guardato come prima. Anche perché comunque in generale i social come la televisione e la radio, comunque i social più moderni, hanno la memoria corta, quindi molto spesso non si ricordano di ex politici corrotti che ritornano e nessuno ne parla. Grazie mille.